e benvenuti in questo nuovo video. Sono Vincenzo Capuano, pizzaiolo da tre generazioni, ma oggi prepareremo il pane. Sigla! Check the mic and make sure it sound right, boys. Oggi a fare il pane con me c'è Andrea. Ciao a tutti. Poi vi racconteremo la storia, ma intanto andiamo a mettere le mani in pasta. Andrea, cosa prepareremo oggi? Oggi prepareremo un pane molto semplice. Si farà in due lavorazioni diverse, in due fasi diverse di lievitazione. La prima, che facciamo subito, è quella di creare un prefermento che si chiama polish. Partiamo subito, prendiamo l'acqua e la farina nella stessa quantità. Inseriamo insieme all'interno dell'acqua la farina, inserisco anche il lievito e vado piano piano con un cucchiaio a creare una crema. Voglio fare un pane strutturato, saporito, bello, facile da fare in casa ma senza lievito madre. Tu sei esperto di lievito madre, io sì. No. In due chiacchiere abbiamo già terminato il nostro prefermento, è stato velocissimo. Ho solo mescolato con un cucchiaio la farina, l'acqua e il lievito. Adesso questo preimpasto, che contiene il 30% della farina totale che andremo a utilizzare nella ricetta, andrà a fermentare, a maturare per 18 ore a una temperatura di 18-20 gradi. Ho fatto un video sul polish, ve lo lascio in descrizione. Il polish è pronto, si presenta come una crema molto liscia, come una pastella. Lo mettiamo a lievitare e maturare a 18 gradi per circa 18-20 ore in un contenitore alto e stretto per vedere il livello. Se non ho 18 gradi? Possiamo fare anche un processo di 20 ore sfruttando circa 8 ore di questo tempo a una temperatura ambiente e il resto in frigorifero. Baker graduato? Baker graduato, perché deve raddoppiare, anche triplicare, e poi lo utilizziamo nel nostro impasto. Io ce l'ho già pronto, lo vado a prendere. Secondo passaggio per fare il nostro pane, autolisi. Vi lascio sempre la ricetta in descrizione perché è un impasto che abbiamo fatto, ma questo è un po' diverso. Allora, per fare questo impasto sfruttiamo la tecnica dell'autolisi. Inseriamo tutta l'acqua che utilizziamo nella ricetta per arrivare all'80% totale di idratazione. Un po' è stata messa nel polish preparato prima. Circa un'ora o due ore prima di finire il nostro impasto facciamo l'autolisi buttando tutta l'acqua sulla farina. Uniamo tutto, prepariamo l'autolisi miscelando semplicemente acqua e farina. Molto molto semplice, ci si mettono pochi secondi. E quindi 2 minuti per il polish. Esattamente. 2 minuti per l'autolisi, quindi lavorazione pratica per adesso siamo a 4 minuti. È un pane molto semplice proprio per sfruttare il tempo e l'evoluzione della farina. Piuttosto che sforzare noi e il nostro tempo, facciamo passare il tempo che migliora le caratteristiche di una farina e ci facilita l'impasto. Noi la stiamo soltanto accompagnando. Esattamente. Verso la cottura. Esattamente. Adesso l'autolisi è praticamente finita, dobbiamo fare un impasto così grezzo che si strappa e lo lasciamo riposare per circa una o due ore e poi andremo a chiudere l'impasto inserendo il prefermento. Dopo 18 ore di maturazione del polish e 2 ore di riposo della nostra autolisi, siamo pronti per impastare. Esattamente. Il polish è maturo, l'impasto ha fatto da solo, ha creato da solo struttura. Senza aver fatto nulla, non l'abbiamo impastato, ha fatto tutto da solo, ha fatto tutto il tempo. Inseriamo dentro il prefermento. Impasteremo a mano perché, come dire, non tutti hanno a disposizione un'impastatrice. Alle volte è un buon metodo per impastare sfruttando proprio queste tecniche come l'autolisi. La maglia era già formata, inserisco il sale un po' prima di finire l'impasto e vado ad incorporarlo. Molto semplicemente, io faccio dei movimenti molto molto semplici, cioè ripiego l'impasto su se stesso facendo incorporare solo gli ingredienti. Poi tutte le caratteristiche tecniche delle farine utilizzate le mettiamo in descrizione. Sì. W. Esattamente. Che tipo di farina abbiamo Esattamente. Utilizzato. In particolare in questo impasto stiamo utilizzando per il prefermento, quindi per il polish, una farina zero forte che abbiamo fatto maturare appunto circa 18 ore e per chiudere l'impasto abbiamo utilizzato una farina di tipo 1 di media forza. Da solo si finirà di incordare per bene e andremo a fare poi delle pieghe per strutturare un po' meglio il glutine. Perfetto, a dopo. Ricordiamoci che 30 minuti prima va preriscaldato il forno con la pentola di ceramica. Esattamente, oppure una pentola in ghisa. Utilizzeremo oggi questo metodo di cottura che
è molto carino perché ci permette di cuocere il pane quasi al vapore come i forni professionali, però lo possiamo fare in casa. Se abbiamo la possibilità di utilizzare una pentola in ghisa o una pentola in ceramica, si trovano in rete dappertutto, la mettiamo in forno, la preriscaldiamo e quando sarà rovente inforneremo il pane dentro simulando una cottura al vapore. Se non ce l'abbiamo, preriscaldiamo il forno con un pentolino di acqua bollente sotto. Trascorsi 20 minuti? 20-30 minuti, sì. L'importante è che l'impasto lo vediamo un po' più rilassato. Facciamo delle pieghe, giusto per non continuare a lavorarlo a mano. Abbiamo lavorato pochissimo, il tempo ha fatto il resto. Per fare le pieghe utilizzo un po' di acqua per bagnarmi le mani e non far attaccare l'impasto. Vincenzo, posso chiederti umilmente se mi tieni la ciotola? Vai! Grande! Finalmente allora, faccio qualcosa! Allora, prendo l'impasto da sotto, lo estendo leggermente e lo vado a ripiegare su se stesso più volte, ok? In questo modo, in tutte le direzioni, ok? Vediamo subito come l'impasto già è molto più liscio di prima, è molto soffice, è un impasto all'80% di idratazione. A mano? Impastato a mano, sì, ed è stato abbastanza veloce nel formarsi. Adesso ripeterò questa operazione delle pieghe per altre due volte, perché la prima l'abbiamo già fatta, e poi metterò questo impasto in un contenitore per farlo lievitare e aspetteremo a una temperatura di 25-27 gradi il suo raddoppio e poi faremo la forma. Perfetto. Allora, sono trascorsi altri 30 minuti e quindi siamo giunti alla terza piega. Mi bagno nuovamente le mani per l'ultima volta, faccio l'ultima piega. Ti aiuto. Sempre uguale alle precedenti. Che bello liscio, eh? Bello liscio, sì. E vado a riporre l'impasto in un contenitore precedentemente oliato. Lo copro e attendiamo il raddoppio dell'impasto. E poi andremo a fare la formatura. A dopo, amici. Ha raddoppiato finalmente. Esatto. Allora, qui abbiamo il nostro impasto che ha raddoppiato di volume. Possiamo vedere com'è morbido, com'è soffice, ha fatto un po' di bolle in superficie e anche si possono vedere lateralmente. Allora, andiamo adesso a formare la nostra pagnotta, ma prima faremo un piccolo passaggio che si chiama preforma. Quindi è impasto, raddoppio, preforma. Preforma, sì, adesso stacchiamo l'impasto dal contenitore. Andiamo delicatamente perché vogliamo conservare tutta la struttura che si è creato, quindi non vado mai a sgonfiare l'impasto. Qui possiamo già vedere un po' la struttura che si è creata all'interno. Ecco. E già la vedo. Adesso molto molto semplicemente vado a ripiegare in tre volte la pagnotta, quindi piego in tre, rimuovo un po' l'eccesso di semola e chiudo così la pagnotta. La lascerò riposare in questa posizione, così sul banco, per circa 20-30 minuti affinché si rilassi e poi facciamo la forma e la mettiamo a lievitare per la parte finale. Quindi il tempo lavora per noi. Il tempo lavora sempre per noi. Noi stiamo solo ripiegando e spostando un po' le parti dell'impasto, ma non stiamo mai distruggendo quello che la fermentazione crea. Quindi delicatezza. Delicatezza, sempre. Allora, questo qui è l'impasto che ha riposato dopo la preforma, si è un pochino rilassato, possiamo vedere un po' di bollicine già superficiali, per cui, insomma, è promettente. Vado a spolverarlo leggermente con un po' di semola, lo capovolgiamo e andiamo a fare la formatura. Non amo mettere troppa farina di spolvero, giusto per lavorare più pulito possibile, certo, non sprecarla, certo, anche. Certo. Allora, piego l'impasto, facciamo una formatura molto semplice, piego l'impasto come nella preforma, quindi in tre, dopodiché lo giro e vado ad arrotolarlo, così. Sempre delicato. Sì, sempre delicatamente. Con i pollici vado a schiacciare per chiudere la pagnotta e assicurarmi di avere la giusta tensione. Chiaramente più vado a stringere la pagnotta, quindi più vado ad arrotolarla stretta, più avrò una struttura fitta
è compressa, più la lascio morbida, più avrò degli alveoli un po' più pronunciati. Quindi sicuramente la lasceremo tutti morbidi. Questa decisione poi influenza lo sviluppo in cottura, perché più lo stringiamo più sarà esplosivo, perché è come una molla che si rilascia. Adesso utilizziamo un cestino per la lievitazione, è molto semplice, lo potete trovare dappertutto. Chi non è il cestino va bene con la pasta, va bene con la scodella chiusa. No, perché deve essere un po' forato per fare respirare l'impasto e non fare umidità sotto. Vado a mettere un canovaccio lievemente spolverato, sempre con la semola, ok? Un po' di semola sopra la pagnotta, la capovolgo e la inserisco nel cestino. Questa pagnotta adesso riposerà in frigorifero subito per 3-4-5 ore, a seconda di quanto l'abbiamo stretta, perché più è stretta più ha bisogno di tempo di rilassarsi, e poi andremo in cottura subito direttamente dal frigo. Allora, qui abbiamo il nostro impasto, il nostro pane, la pagnotta che abbiamo fatto, che ha lievitato in frigo ed è pronta per essere infornata. È bella soffice, è fredda. Prendiamo un pezzo di carta da forno e la capovolgiamo in una pala per infornare. Togliamo il cestino. Che bella! Questa è la nostra pagnotta. Andiamo dall'inizio alla fine della pagnotta incidendo sotto pelle. Dopo le forbici anche la lametta. Quindi... se non siamo andati abbastanza in profondità, possiamo correggere un po' la profondità del taglio. Possiamo già notare la struttura che ha creato la nostra pagnotta. Prendiamo la parte inferiore della pentola, andiamo a fare slittare all'interno la nostra pagnotta, in questo modo. Sempre attenti a non scottarci. Sempre attenti a non scottarci. Prendiamo il coperchio. Questa pentola si trova, lascio il link per acquistare la pentola in descrizione. Chiudiamo e inforneremo per 20 minuti a 250 gradi. La pentola logicamente era stata preriscaldata per circa 30 minuti. Quindi sempre pentola 200... preriscaldata a 250 gradi. Esattamente, poi dopo 20 minuti toglieremo il coperchio per far uscire il vapore che si è creato e quindi ha permesso lo sviluppo del pane. Andremo a terminare la cottura per altri 30 minuti abbassando la temperatura a 230 gradi e poi gli ultimi 10 minuti a spiffero per far asciugare bene la crosta. Forno statico? Forno statico, assolutamente. Chi non ha la pentola o chi non può utilizzare questo metodo di cottura può o utilizzare una pietra refrattaria e sotto un piccolo pentolino con dell'acqua per creare il vapore, che va sempre rimosso dopo i primi 20 minuti. Ok. Per... quindi accompagna la prima fase. Esattamente, per garantire lo sviluppo del pane, quindi non fa seccare la crosta. E poi al termine di questa fase il pane non ha più non avrà più nessuno sviluppo, per cui possiamo togliere il vapore e far asciugare la crosta per creare una bella croccantezza. Perfetto. Attendiamo la cottura. Attendiamo allora la cottura, sì. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanella e soprattutto commentate. Il nostro pane ha sviluppato nel forno, adesso lo poniamo senza coperchio all'interno del forno per finire la cottura, abbassando la temperatura a 230 gradi. Per altri? Altri 30 minuti. E poi gli ultimi 10 minuti con la porta a spiffero, quindi magari mettiamo una pallina di carta stagnola oppure un cucchiaio di legno per tenere la porta leggermente aperta e creare una crosta bella croccante estraendo il vapore. Spettacolo! Questo è il rumore per capire se ci sta. Il suono è importante e promette bene dappertutto, anche sul pane. Il pane è molto caldo. Bagno la lama del coltello per evitare di trascinarci la mano. Esattamente. Bisognerebbe aspettare, ma noi non vogliamo aspettare. Non aspettiamo il profumo. Spettacolo.
momento più importante. Più importante. L'assaggio del pane. Anzi, caldo. Posso fare una cosa? Il pane si spezza con le mani, eh. Noi l'abbiamo tagliato, però. Grazie. Il pane è bello perché ci aiuta a condividere tanti momenti, quindi il pane è condivisione. Fate il pane, invitate tutti i vostri amici a casa, fate 100.000 bruschette, una bella festa, un buon bicchiere di vino e buona serata. Grazie mille. Impastare in casa è un atto, come dicevi, di condivisione. Ti ringrazio. Grazie a te per l'ospitalità, mi sono divertito. Dai, è stato un piacere mio, sono contentissimo di essere venuto qui con te a mangiare un buon pane e la tua pizza, logicamente. Iscrivetevi, ogni settimana nuovi contenuti. Io mangio.